Io e il Bakasan siamo arrivati finalmente a Kobe, è il 14° giorno delle nostre avventure. Siamo nell'ostello, ci abbiamo messo ben due. Baka non riesce a mangiare il suo bento che si è preso. E siamo arrivati dopo 2 ore e mezza di treno da Fukuoka e adesso aspettiamo un po' per vedere come organizzarci per il pomeriggio. L'ostello dove siamo è un po' fricchettone, come potete vedere dall'arredamento. Boh, vedremo. E ancora una volta il vostro M è qui da solo perché il Bakasan è andato a trovare un posto dove mangiare questa sera. Io infatti ho deciso di provare una cosa inaspettata che non era mai capitata né a me né al Baka, di testare la sanità giapponese. Infatti, come vi ho detto ieri, non bisogna mai farsi prendere dal panico. In caso in cui non si stia troppo bene, io ero 1 o 2 giorni che non stavo al top e le medicine che avevo iniziavano a risultare infruttuose, così ho deciso di chiamare la mia assicurazione e di farmi organizzare una visita. Vi devo dire, è stata un'esperienza perché la nostra fortuna, o meglio la mia, è stata che ci ha accompagnato un dipendente dell'ostello dove dormivamo, dove dormiamo questa notte, che ci ha fatto da interprete. Perché veramente la sanità giapponese ha qualcosa di incredibile, nessuno sa l'inglese ed è veramente una difficoltà di strutture, di regolamenti. Solo per prendere delle medicine ci abbiamo messo 1/4 d'ora, non c'era nessuno nella farmacia, pieni di scartoffie, di carte e via dicendo. Però la cosa positiva è che io sono entrato in possesso del cartellino sanitario e del libricino con tutte le prescrizioni che serve qua in Giappone. Magari le prossime volte che vengo mi potrà tornare utile, spero di no. Purtroppo quindi giornata assolutamente inconcludente qui a Kobe, video osceno perché non ha assolutamente senso il video di oggi, ma lo carico lo stesso anche per tranquillizzare un po' i miei genitori, visto che non sono ancora riuscito a sentirli. Nulla di grave, il vostro M rimarrà qui e domani a Kanazawa per 2 giorni. E più si ritorna a Tokyo per gli ultimi 2 giorni, poi a casa, purtroppo. Eh sì. Ciao ciao.